Abbiamo conosciuto qualche mese fa John Biagini per la sua passione, insomma, per la collezione delle maglie da calcio. Ti aveva intervistato Claudio. Questa volta sei qui con noi perché hai attirato un po' l'attenzione mediatica negli ultimi giorni, perché hai compiuto un'impresa molto particolare, che è quella di aver percorso in bicicletta da solo Chiesina Barcellona. Giusto? Esatto, sì, posso confermare che sono andato fino a Barcellona in bicicletta. Intanto, come mai ti è venuta questa folle idea? No, è perché io mi sveglio la mattina e mi frullano in capo cose molto strane. E volevo fare una girata un pochino più particolare, ero in ferie. Ho preso il mappamondo, via, ho guardato Google Maps, ho detto vediamo che città ci sono carine sul mare. Ho detto bah, Barcellona, via, destinazione scelta. Quanti chilometri ci separano da Barcellona? Allora, da Barcellona a 1300. Più, sì, quando ero lì ho girato un pochino posti, poi sono tornato indietro passando alla Sardegna, sì, 1500 km tra una cosa e un'altra, no, forse un po' meno, comunque l'ho fatto. Ecco, ora ripercorriamo anche le tappe del tuo viaggio, la Francia, gli incontri anche, ci sono stati degli incontri che ti hanno accompagnato anche verso il tuo traguardo, però ecco, partiamo dalla partenza proprio, come sei partito, zaino in spalla, cosa avevi dentro? Allora, c'avevo le borse dietro, che c'avevo un pochino d'attrezzatura eventualmente avessi forato, avessi avuto qualche, insomma, qualche problemino per sistemare. Poi c'avevo due o tre magliettine di ricambio per uscire la sera, qualche mutanda, qualche calzino e pantaloncini. E poi la pedalata per sé l'ho fatta con pantaloncini da ciclista, con un pochino imbottiti, se no camminavo poi insomma un pochino peggio, e senza maglietta, sicché non avevo problemi di sudare né niente. Poi arrivavo nei posti, mi lavavo, la sera magari quando andavo a cena mi ricambiavo, alternavo barbonaggine a un pochino di decenza. Quali sono state le tappe più importanti, magari quelle che ti hanno colpito di più di questo viaggio? Ma le tappe, le città, bene o male, erano tutte abbastanza carine. Le tappe che mi hanno colpito potevano essere per le difficoltà, magari il primo giorno che sono andato da qui a Sesti Levante, che sono stati insomma più di 150 km con salite, insomma abbastanza pese, il passo del bracco. La Sardegna, che l'ho attraversata da Porto Torres fino a Olbia, che anche lì è tutto un sali e scendi, ma scendi poi di molto sali. E poi no, forse sono tutti belli, tipo Arles come città non me l'aspettavo fosse carina in quella maniera, lì in Francia. Girona molto carina, Girona non è magari rinominatissima perché tutti vanno a Barcellona, la saltano sempre come tappa. Io ci sono passato nel mezzo e di conseguenza l'ho potuto ammirare, che è molto carina come città. Poi quella tipo, se vanno male, un pochino li conoscevo, però insomma viverli passandoci in bicicletta non è magari come in macchina, respiri l'aria, respiri le persone, insomma positiva l'esperienza. In che modo ci si allena magari per arrivare a uno stato che può permettere di percorrere tutti questi chilometri, insomma, senza fermarsi o quasi con poche pause, ecco? Ma in realtà non ho fatto allenamenti particolari, è che io qui, fatta eccezione, quando ho minuti contati che vado allo stadio, magari che magari gioca la mia partita alle 3, io finisco di lavorare alle 5, alle 3 e meno 10, in 10 minuti non posso prendere la bicicletta e andare magari al campo sportivo o allo stadio, insomma. Però io la macchina non la uso mai, sono sempre in bicicletta, notte, giorno, freddo, pioggia, vento, sole. Sicché piano piano, in questi 20 giorni, ho trovato tutte le difficoltà che magari trovo durante l'anno a cose normali per arrivare a casa, da casa al lavoro. Ci sono stati dei momenti di sconforto, magari eri anche solo, diciamo, per la prima parte del viaggio? No, io sono stato da solo praticamente tutto il tempo, tranne per 3 giorni, che ho trovato un ragazzo tedesco che faceva una piccola tratta della mia strada, la faceva anche lui, perché lui da Berlino andava a Valencia, e 3 tappe, Sete, Perpignano e Girona, le abbiamo fatte insieme. E no, sconforto no, perché alla fine avevo tutti ostelli, sì, magari lontani, ma che potevo arrivare a qualsiasi ora del giorno o della notte. Che, ma che vada, se ero stanco mi riposavo e ripartivo. Sconforto no, sconforto a tornare a lavorare stamattina, non è stato abbastanza. Ecco, prima nel fuori onda, diciamo, ci dicevi anche che avresti percorso anche più chilometri, perché sei arrivato praticamente a Barcellona, poi raccontaci un po' questa parte finale. Da Barcellona non mi piaceva né tornare in treno né tornare in aereo, e mi sarebbe comunque piaciuto tornare in bici, non avendo altri 20 giorni di ferie per poter tornare magari e rifare la solita tratta al rincontrario. Ho preso il traghetto da Barcellona fino a Porto Torres in Sardegna di notte, sicché ho dormito un lungo, insomma sono 13 ore di nave, però insomma tanto dormivo. E poi ho fatto in bicicletta a Porto Torres Olbia, sono tante salite, un pochino dura, poi da Olbia a Livorno, insomma ero in Toscana, sono tornato piano piano.
sono fermato a Cecina da mio amico a cena, da Valerio, poi, insomma, per il resto sono tornato vivo e vegeto. Ecco, da Livorno hai ripreso la bici e sei tornato fino da noi, è una cosa che fai spesso questa? Sì. Ora, quando io non vado in macchina, considera, sicché a volte quando anche il giorno vado al mare, stacco, vado al lavoro, prendo la bici, poi gareggio, torno indietro. Magari non fossi andato a Barcellona, non davo nell'occhio, però capace tutti i giorni, un giorno andavo a Firenze, un giorno andavo a Lucca, un giorno andavo a Pisa, un giorno andavo, non lo so, e poi tornavo sempre a casa, sicché va Johnny a cena, tutto a posto, però in realtà facevo soliti chilometri, invece mi fermavo, ripartivo il giorno dopo e sono arrivato a Barcellona. Cos'è che ti portava avanti? Avevi un'idea della serie, del tipo aspetto, cioè non vedo l'ora di arrivare, quindi devo impegnarmi magari anche quando ti sentivi un po' più demotivato? Ma demotivato non sono mai stato, sinceramente, mai stato, no? Non ho partito, sì, magari tirava vento, andavo più piano, no? Era un ferie, capito? Per me è un divertimento, sicché se ci mettevo di più, ci metto un po' di più. Non era una gara, se mi avessi dovuto rincorrere qualcuno era peggio. Infatti sono voluto andare da solo anche per quello. Se no, metti, trovavo uno che andava più piano, mi toccava aspettarlo, più veloce mi toccava rincorrerlo. No, ero libero di fare quel che mi pareva, di svegliarmi quando mi pareva, mangiare se avevo fame. Magari a pranzo non mangiavo tantissimo, 2 o 3 panini, però la sera magari svuotavo vari ristoranti in giro per i posti. Poi hai avuto tanto supporto anche dai tuoi follower su Facebook, Instagram, condividevi magari le foto dei posti dove arrivavi, eccetera. Sì, allora, condividere le foto almeno cogliere l'occasione per prendere il fiato. E poi sì, no, non pensavo di avere tutto questo successo mediatico, sinceramente, perché per me, tuttora per me è una cosa, ora non ti dico normale perché mi rendo conto che Barcellona non è dietro l'angolo, però per me è una cosa quasi normale, prendo una bicicletta, avevo dove dormire, magari sarebbe stato più particolare non avessi fissato ostelli, nulla, magari con una tenda da accaparrarmi lì per terra da qualche parte, allora potrebbe essere un pochino peggio, cioè poteva dare un pochino più particolare, per me è così invece è stata quasi normale e tutta la gente ci è rimasta, magari mi seguivano perché postando tante cose, che lo facevo un po' anche per compagnia, così insomma postavo 200 cose e allora la gente si appassionava, era diventato quasi un reality, no? Dov'è, che fa, che è sempre vivo, fortunatamente sì. Prossimo viaggio? Intanto a casa e c'ho da pranzo ancora, poi dopo non lo so, verso dicembre guardo, non ho idea. Forse in bici, forse in aereo da qualche parte. Io mi sveglio la mattina, mi viene in mente, lo faccio. Allora, noi ti continueremo a seguire sia per questa cosa, sia per la tua passione per le maglie da calcio, un po' per tutto, e vediamo appunto il prossimo viaggio dove ti porterà. Va bene, ok, vi fa sapere.